Barrett by TSC Mod. Se ti prendo con sto calibro 50 e mezzo agli occhi, non ti trovano più la testa. Perché io sono American Sniper. Ok. Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati. Io sono Matty Vape e prima di tutto sulla fiducia vi invito a mettere mi piace, condividere il video ed iscrivervi a questo canale. Oggi andiamo a parlare per l'appunto di Barrett, che è questa straordinaria box che è stata fatta completamente a mano, completamente made in Italy, completamente da un caro amico, ma non per questo lo esimerò da boh. L'ho detto e volevo dire qualcosa che ho detto e ci sta e vabbè. Ma che cazzo stai a dire? Allora, facciamo una cosa. Oggi la famo strana. Incominciamo dalla fine. Per finire, secondo me, è una bomba. È assurda. Allora, ragazzi, partiamo facendo un pochettino più i tecnici, quindi specifiche tecniche della box. Ha una tazza Da Vinci Mod da 22 e può alloggiare Atom fino a 24 senza grossi problemi, per essere estetico e stare nella box. Più grossi, se ce li volete mettere, metteteci, nessuno vi dice di no. Dopodiché, le lamelle sono in argento 952 fatte da un gioielliere con certificato e incisione. Vado a leggere che faccio prima. Certificato e incisione di argento originale sulle lamelle, è interamente argento, non è placcato. Questa non è una cosa da poco. Dopodiché, il corpo della box è fatto da polvere di nylon SLS con due livelli di engraving e due livelli di verniciatura a bagno. Queste sono le caratteristiche, le specifiche tecniche della box. Passiamo a quelle che secondo me sono delle piccolezze che vanno un attimino sistemate. Cioè, io avrei messo all'interno della box un piccolo laccetto per estrarre la batteria, cosa che allo stesso tempo non dà assolutamente noia, perché con un semplice colpo se ne viene via la batteria, la 18650. Quindi non è un grosso problema quello, anzi, tutto sommato, ce ne sono box fatte in maniera molto più compatta che non riesce ad uscire. Sta diavolo di 18650 non esce, Cristo. Ma vabbè, questo è semplicemente il fatto che all'interno, un pochettino con il tempo, perde un po' di colore e va ad attaccarsi sulla boccetta, e quindi è un po' estetica questo, ma non me ne frega niente a me dell'estetica, anzi, se tutta la boccetta diventa verde è più mimetica e più swang. Come altri difetti io non ne posso trovare, se non, questo è un consiglio più che un difetto, avrei fatto un sistema tipo quello che c'ha la tena di Geek Vape, che ha un blocco tasto per evitare le false attivazioni quando l'hai in tasca, se la metti in tasca, ma questa non sarebbe da mettere in tasca, partiamo da questo presupposto. Dopodiché passiamo alle cose che ci piacciono tanto. Questa scritta laterale qua a me fa impazzire letteralmente. Poi vabbè, che me l'hanno anche personalizzata con il mio nome, è bellissima sta cosa, io la adoro. La fossa per lo squonk, la fossa. Se al mattino spacchi le pietre, al pomeriggio scavi le buche. Che cazzo è sta fossa? Lo scasso per lo squonk a forma di proiettile, io lo adoro, come tutte le grafiche che ci sono in tutte le Barrett, perché di Barrett a quest'ora ce ne sono 9 differenti, se non mi sbaglio. Cioè c'è questa verde, c'è la blu, c'è la gialla, dopodiché delle normali, poi c'è l'edizione limitata Joker, l'edizione limitata Suicide Squad e l'edizione limitata bianca, insieme alle limited edition di Iron Vapor, che adesso mi sfuggono i colori, ma dovrebbe essere gialla e marrone, se non mi ricordo male. L'estetica a me fa impazzire, anche perché è minuscola, che sta in una mano perfettamente. Ci ho montato su l'H24, ci ho montato l'Adali, ci ho montato atomizzatori da Flavor. A me piace troppo. È molto molto reattiva. Non guardate il fatto che adesso è scarica la batteria, però la reattività c'è. La batteria è scarica perché la sto utilizzando e quindi non è al top delle performance. E nonostante tutto,
Giustamente l'allarme adesso. Grazie. Spinge, che più ne ha e più ne dà. Ovviamente il calo della batteria si sente, poi questa qua è una batteria che inizia a dare i suoi ultimi toni di vita, perché non penso che andrà avanti ancora molto. Che dire, in mano ha l'effetto vellutato tra le mani che a me fa impazzire, è studiata bene, gli spazi sono giusti, le grafiche, l'inserimento dell'engraving qua con gli scassi di scritta Barrett, l'idea di fare a proiettile lo scasso per lo squonk, cioè c'è un bel lavoro dietro, c'è una bella idea soprattutto, e secondo me TSC Mod per la sua prima box ha fatto delle cose straordinarie. L'ho portata in ferie con me, si è comportata benissimo, la sto trattando in maniera maniacale perché ci tengo molto a questa box, mi piace molto, e poi col fatto che è anche personalizzata, diciamo che non la sto sputtanando portandomela in giro tutti i giorni, la uso molto a casa, è una cosa un pochettino più, passatemi il termine, di nicchia, che mi voglio tenere per me, non la voglio regalare, portandomela in giro magari me la dimentico, magari mi cade, no, me la sto coccolando proprio. È una box molto bella e per finire secondo me è una bomba, è assurda, top, rapporto qualità prezzo assoluto, ci sta tutto, mi pare che sia intorno ai 160-170 euro, ma non mi ricordo, ma per una box con queste caratteristiche li vale tutti. Io personalmente, che non sono un amante delle BF a lamella, l'acquisterei una box così dopo averla provata, perché sulla fiducia direi se bla 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 e basta. Provatela, non fidatevi, provatela, andate, cercate gli shop che ci sono in Trentino, per chi è del Trentino so che arriveranno al Vape Store di via Pranzelores, quindi a Trento, le potete venire a trovare, a provare e vederle. Appena la toccate, ve ne innamorate. Ve ne innamorate. Ci sono altri negozi in giro per l'Italia? Sì, so che ce ne sono altri, adesso i nomi non li so. Andate su TSC Mod e chiedete a loro, senza problemi ve lo dicono. Oppure chiedete al vostro negoziante, voglio prendere una Barrett, informati di dov'è, la vende TSC Mod, compramela. Cazzo! Non diedano lacci! Detto ciò, per me questa si porta il 10 con lode, perché per me veramente è straordinaria. A casa, prima di salutarvi, vi lascio una sola domanda. Un buon motivo per comprare Barrett? Uno ve lo dico. Le dimensioni. Dimensioni e peso sono già un ottimo motivo. Se avete delle domande, commentate il video. Se avete delle richieste, commentate il video, qualunque cosa scrivetemi sui miei social, quindi potete commentare i video di YouTube o venire a trovarmi su Instagram, Facebook, risponderò a tutti come faccio sempre senza problemi, l'importante è keep in contact, come sono British. Detto ciò ragazzi, ho detto tutto, ringrazio TSC Mod, ringrazio Tony Svapo, Siano, Channel, tutto quanto, andato a trovare anche lui sul suo canale YouTube e sul suo gruppo. Se non fosse abbastanza, fa lo stesso. Okay, I woke up this morning, not a tear in my eye. I threw on some clothes and then I hopped in my room.